La primavera è tornata. No, non è vero. Ma non è tornata. Tempi dell'apocalisse, ancora sai? Questo, sai? Ancora ma Babbo Natale non esiste, cose, sai? Ma non è vero. Ma 2019 me lo dicono ogni sera. Anche nel Medioevo diceva la stessa cosa. Ma lì è stata sottomessa da Dio. Ma ancora sulle stronzate nel microcepto. Sai? Ma pesante. Non fare la visionaria. Non ci credo queste cose. Io invece ci ho sempre creduto. Non credo in io, demone impotente, creatura non del cielo o della terra, ma di questa forma diciamo attraente, nelle zanzare che mi ronzano in mente, quel che dice la gente, striscia come un serpente, forte come un incendio, va da oriente a occidente. Tu che chiudi la tua vita dentro ad un selfie, chiudi la pagina e passi al prossimo utente. Chiudi la pagina e passi al prossimo utente. Non credo nelle finzioni, nelle sensazioni, nelle prediche senza azioni, nelle stronzate mascherate da buone intenzioni, alla glorificazione dei coglioni, alla plastificazione ai riti, alle troppe spiegazioni, alle cerimonie globali, ai congressi internazionali, ai preti multimediali interconnessi, alle paranze, agli eccessi, a sti vestiti sempre uguali, all'annullamento dei sessi, nei gesti disconnessi, non credo. Non credo nei normali, ma in quelli che sono sempre se stessi. Non credo ai giornalisti, ormai faccio come se non esistessi. E tutto è come se non ti vedessi, come se non mi volessi. Come se negli abissi ci fossero i segni dei nostri riflessi. Granelli di senape alieni nel mondo e depressi. Umani ancora per poco, ma non tanto. Esseri con l'anima che ironica. Fate come se non esistessi. Mi metto un po' da parte, ci vediamo, buona catalessi. Sto vedendo l'eclissi dei nostri successi. Sto vedendo l'eclissi dei nostri successi. Sta calando l'hype dei nostri possessi. Forza donne al cesso che serve un selfie. Sto vedendo l'eclissi dei nostri successi. Sto vedendo l'eclissi dei nostri riflessi. Chiudi questo beat, non sarà una hit. Ci trasformeranno in beat, ci trasformeranno in beat, beat. Nel 1998 lo scienziato britannico Kevin Warwick, noto anche come Captain Cyborg, fu il primo essere umano a farsi installare un microchip RFID. Con un microchip puoi aprire la portiera dell'auto senza avere bisogno delle chiavi, sbloccare l'allarme di casa ed essere facilmente identificato ovunque tu sia. E molte pratiche lente e noiose verranno del tutto eliminate. Col tempo questa tecnologia si è evoluta tanto che in Svezia sta diventando una vera e propria moda, così come negli USA, in Gran Bretagna e in moltissimi paesi occidentali. I microchip sono arrivati anche in Italia e ormai è come farsi un tatuaggio oppure ricorrere alla chirurgia plastica. E tu? Ti faresti installare un microchip sotto pelle? Assolutamente no. 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 Mai. Mai, mai, mai. No, non me lo farei installare. Mai. Non te lo faresti installare. Per l'amore di Dio. Secondo me, già ce l'abbiamo, già ce l'abbiamo, non lo sappiamo. Io vedo la vita in un modo un po' più semplice, cioè a me piacerebbe vivere tipo in montagna. E bisogna tenere in stacco con la tecnologia. Normalmente siamo controllati tramite i telefoni, tramite le social media, no. Anche se potrebbe essere utile in caso di, non so, atti terroristici. Però... Sì, con lo smartphone si possono fare un sacco di cose, poi avendo pure un microchip, una cosa di tecnologico sotto la pelle. Avete paura di essere controllati? No, ma non è la paura di essere controllati, però cioè tu non vuoi essere manipolato da un aggeggio, che però è bello che tu sei carne e ossa, non puoi essere manipolato da un aggeggio, no? E se domani lo Stato ti desse un reddito mensile garantito, accetteresti? Per l'amore di Dio, neanche se mi danno un miliardo lo farò. No, assolutamente, cioè preferisco lavorare. Io sono stato sempre una persona per bene, preferisco un bello momento, a davanti un cattivia, eh? Io sarei d'accordo, sarei capace di fare anche un finanziamento, perché evidentemente è una cosa buona per tutti quanti. No.
è la stessa cosa, no. Io per un fatto di incomodità proprio, cioè se mi potessero inserire sotto un cellulare e io potessi comunicare solo con la voce, sarebbe più che altro una comodità. Non mi va di essere manipolata. A me, a parte che l'idea di avere c'è sempre una cosa che... Sì, cioè non... Noi stiamo diventando robot anche noi, cioè stiamo diventando tecnologia anche noi. Basta, no? No. Voi con gli smartphone vi sentite un po' così. Però vabbè, sono diventati parte di noi perché ormai non possiamo farne a meno. Ma è una cosa lo smartphone, è una cosa il microchip all'interno della pelle, no, no. Si può pure controllare. Come ti controllano, per esempio? No, dico, si può pure controllare la dipendenza dal telefono. Non ci facciamo comandare dei soldi. Alla fine quello che lo crea ci guadagna, non ci guadagniamo noi. Noi già siamo dipendenti dai cellulari, ci mettiamo pure questo coso nella mano. Ma questo microchip si può togliere? Cioè il fatto che tu prima hai detto il dottore c'ha subito due dati, noi che ne sappiamo se quella persona che ha fatto appunto questo microchip ha pure lei tutti i nostri dati e sta tutte le nostre cose. Ma come stiamo messi? Cioè, dicono che in realtà ci fa bene, però in realtà c'è tipo loro sanno tutti i nostri dati, sanno tutto quello che facciamo. Perché solo un modo per controllare, per fare più soldi. Perché sarebbe pure un po' di sicurezza in meno, perché basta che uno hackerizza la scheda madre di quel microchip, sappiamo dove siamo, a quell'ora, dove abitiamo. Può essere, cioè tipo il fatto che hai detto della legge, può essere anche che lo fanno per avere i nostri dati, appunto, cioè che ti pagano perché vogliono avere i nostri dati. Se con questa tecnologia avessero il potere di manipolarti, di cambiare i tuoi gusti. Si può manipolare il pensiero di chi non ha coscienza. Possono provare a manipolare il mio pensiero come vogliono, se la mia coscienza è contraria, se io ho la consapevolezza, non possono niente né con il microchip né con il lavaggio mentale né con niente. La mia coscienza o le mie certezze. Cosa hai sul braccio? C'è un GPS integrato per cui si può sapere in ogni momento io dove sto, dove mi trovo, cosa faccio, in quale negozio entro. Saremo per forza, a meno che non vogliamo morire di fame, costretti a comprare con la moneta elettronica, quindi o il microchip, o il bancomat, o la carta di credito, o qualsiasi altro mezzo, uno vale l'altro, quindi non vedo differenza. Sto vedendo l'eclissi dei nostri successi, sto vedendo l'eclissi dei nostri successi, sta calando il like dei nostri possessi, forza donne al cesso che serve un selfie.